Un'accusa anche piuttosto pesante, quella dell'ex sindaco Moscherini che ha puntato il dito contro il sindaco di lei e anche contro di lei. Qual è oggi la replica? In realtà più che accusa pesante è un finto scoop. Il sindaco Moscherini eventualmente è stato un pochettino ferito dagli attacchi che gli abbiamo giustamente riservato per quello che ha combinato, quindi ha voluto reagire in questo modo facendo riferimento ad una società del quale io sono amministratore. La società è pubblica, è scritta in Camera di Commercio, tra l'altro è una società che lavora nel settore privato, non ha nulla con le amministrazioni comunali, quindi non lavora nel pubblico. I soci che ne fanno parte hanno tutti una competenza specifica in questo settore, quindi ci sono due avvocati e una dottoressa in legge che ha lavorato da sempre nel settore delle visure, della consulenza, degli studi notarili. Io sono amministratore perché ho competenze manageriali, mia moglie è una dei soci, quindi io gestisco questa società. Perché nel corso della conferenza stampa Moscherini aveva proprio fatto riferimento a un conflitto di interessi in base alla possibilità di acquisire appalti e subappalti da enti pubblici. Beh, in realtà nell'oggetto sociale a volte quando si costituisce una società di questo tipo si tende a mettere tutto ciò che non è in contrasto con l'attività principale. In realtà questa è una società che non ha mai partecipato ad appalti pubblici, non ha neanche, credo, a meno di 10.000 euro di capitale sociale, quindi ovviamente non può farlo, non ha mai partecipato ad appalti pubblici, non lo farà mai, non ha mai avuto alcun tipo di incarico da enti pubblici, quindi quello che sta scritto nell'oggetto sociale, ecco, è anche molto, molto vago. In realtà è un'azienda che fa visure nel settore privato, quindi collabora sostanzialmente con architetti, agenzie immobiliari, costruttori, avvocati, e da qui anche il coinvolgimento a persone che hanno competenze e conoscenze specifiche in questo settore. Quindi come risponde alla richiesta di dimissioni avanzata da Moscherini? Rispondo che non vedo alcun tipo di interesse. Io lavoro nel settore privato, il pane ce lo conquistiamo lavorando, in questo caso come imprenditori. A qualcuno questa cosa è un po' sconosciuta perché c'è anche chi è abituato a ricevere incarichi così che cadono dal cielo. Per noi non è così, quindi non lavoriamo con il pubblico. Anzi, dico la verità, le conoscenze che noi abbiamo acquisito nel privato le mettiamo a disposizione dell'amministrazione comunale con la nostra conoscenza, il nostro supporto in modo del tutto gratuito. Quindi, fino a che non lavoriamo con il pubblico, non prendiamo appalti pubblici, il consigliere Moscherini farebbe meglio a stare zitto perché non siamo noi ad essere stati rinviati a giudizio per corruzione.